Registrazione del 16 novembre, nuova lite tra Tina e Gemma e nuove polemiche su Angela che sembra alla caccia di soldi e non dell'amore. Venerdì 16 novembre c'è stata una nuova registrazione del Trono Overy, secondo quanto riporta il sito Il Vicolo delle News, nello studio di Uomini e Donne è successo di tutto. In particolare, si è venuti a sapere che c'è stato uno nuovo scontro tra Tina e Gemma, con l'opinionista che è arrivata ad alzare il vestito della rivale lasciandola con le mutande in bella vista. Le polemiche non riguardano solo Tina e Gemma ma anche la dama Angela, accusata di essere nel programma di Maria De Filippi non per cercare l'amore ma a caccia di soldi. Anticipazioni UED, Tina contro Gemma, la Galgani resta in mutande. Secondo quanto riportano gli spoiler sulla registrazione del 16 novembre scorso, al Trono Overy è andata in scena una nuova lite tra Tina e Gemma Galgani. Motivo dell'ennesimo scontro è il vestito di Gemma, la quale si è presentata nello studio di Uomini e Donne con un camicione rosso e scarpe color argento. L'abbigliamento della dama torinese non è piaciuto affatto all'opinionista, che le ha dato dell'indecente. Le due hanno cominciato a discutere animatamente fino a che la Cipollari ha alzato il vestito di Gemma, la quale è rimasta con le mutande in vista. Da quanto si apprende, le due sarebbero poi state divise dalla stessa Maria De Filippi, al momento non è dato sapere se la scena verrà tagliata o meno in fase di montaggio. Spoiler registrazione Trono Overy del 16-11, Angela al centro delle polemiche, è alla ricerca di soldi. Le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e Donne che vedremo in onda nei prossimi giorni nel pomeridiano di Canale 5, vedono al centro dell'attenzione e delle polemiche ancora una volta la dama Angela, la quale ha fatto capire che non le piace andare a fare le visite mediche all'ASL, ma le vuole fare a pagamento, per tale motivo cerca qualcuno che gliele paghi. Alle parole di Angela, il cavaliere romano si arrabbia molto, in quanto si ritiene usato solo per soldi. Secondo le anticipazioni, l'uomo riferisce in studio che la dama durante le loro conversazioni telefoniche gli chiede di continuo di pagargli una vacanza e le cene al ristorante. Richieste che danno molto fastidio al cavaliere e che scatenano i commenti dei due opinionisti, i quali per prendere in giro Angela, le dicono che le regaleranno una crociera per Natale. Nella discussione si intromette Paolo, il quale dice alla dama che le pagherà un viaggio a Barcellona e Angela accetta. Non è dato sapere se la proposta sia uno scherzo o meno, sta di fatto che Gemma non la prende affatto bene. Angela è alla ricerca di soldi o dell'amore? Anche in questa ultima registrazione, secondo le anticipazioni, il clima nello studio di Uomini e Donne è stato particolarmente acceso, non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate del Trono Overy per capire come si evolverà la situazione tra i vari protagonisti.